Ha compiuto 10 anni l'Aula Verde della scuola Corrado Melone di Ladispoli. L'Aula Verde è un progetto di educazione ambientale che avvicina i ragazzi alla natura, rendendoli protagonisti di un mondo che esce dai libri e magicamente si anima. Nata dall'idea degli studenti dell'epoca che dopo una visita al Bosco di Palo chiesero di realizzare nel recinto scolastico un'area verde. Oggi siamo qui, è la giornata finale dell'anno scolastico per il progetto Aula Verde che quest'anno compie 10 anni. Hanno partecipato 13 classi che si alterneranno fino alle 5 del pomeriggio per illustrare ai genitori invitati le attività svolte all'interno dell'aula insieme al dottor Antonio Pizzuti, naturalista della fattoria di Monteroni, insieme alla bottega Il Fiore Eco Solidale di Ladispoli e insieme al vivaio Top Garden di Cerveteri con Maurizio Tolli. 1500 gli studenti che si sono passati in testimone nel corso degli anni, affascinati dalla natura che vivono oggi con grande passione. Il progetto Aula Verde è un progetto fondamentale per il territorio di Ladispoli perché da oltre 10 anni permette ai ragazzi della scuola media Corrado Melone di fare educazione ambientale, quindi conoscere la natura del territorio e quindi svolgere laboratori pratici in affiancamento poi alle attività scolastiche istituzionali. Mi è piaciuto molto quando siamo andati alla bottega e ci hanno parlato di molte cose importanti come l'acqua e altre cose. E noi ne consumiamo tanta e dobbiamo consumarne di meno perché ci stanno altri bambini che non hanno acqua, e hanno molte malattie per questa cosa. Mi è piaciuto dell'Aula Verde le uscite nelle varie aziende agricole e anche nella bottega. Sono molto felice di far parte del progetto La Verde e ho fatto il lavoro sui pesci, il fiume ai pesci. E quest'anno in Aula Verde mi è piaciuto molto il progetto dell'erboristeria e dove abbiamo imparato a fare il dentifricio con gli elementi della natura. E infatti io quest'anno ho approfondito le piante e le radici d'ambienti che servono per assorbire gli elementi chimici nell'aria. E a me è piaciuto molto il pannello che abbiamo fatto quest'anno negli ultimi giorni e in cui abbiamo colorato in diversi colori le diverse zone di Ladispoli con il rosso per le zone abitate, il marrone per le zone che abbiamo coltivato e il verde acqua per le zone paludose e il verde scuro per il WWF, il parco. E mi è piaciuto anche molto fare i cartelli che ci sono qui, come le zone umide, la nostra Aula Verde, e identificarli con molte foto. Mi è piaciuto a me moltissimo visitare l'azienda agricola Morani, un'azienda biologica che si trova nei pressi della nostra zona. Questa azienda produce tutto in maniera biologica, senza utilizzo di elementi chimici. Inoltre ha un allevamento di mucche maremmane, indivisi in due capi, mucche maremmane e due tori per la monta naturale. A me è piaciuta molto la fattoria di Monteroni, fattoria degli animali, e ringrazio molto la nostra guida come ci ha spiegato bene gli animali e le loro caratteristiche. Mi è piaciuto molto quando ci ha parlato dei crani, che è stata molto brava, e quando ci ha mostrato la fattoria. L'anno scorso abbiamo salvato una 90 di rane, alcune che stavano anche per riprodursi. Poi abbiamo levato il telo che adatti a vandalici era stato bucato e grazie alla nostra compagna di classe siamo riusciti a metterlo perché lei si è messa dentro il telo e ce l'ha posizionato perfettamente. Queste rane erano tutte della stessa grandezza, a parte alcune che erano più piccole, ovviamente erano nate dopo. Gli studenti sono avvalsi della collaborazione di esperti esterni, naturalisti, agronomi, che hanno fatto germogliare in loro l'amore per la natura che ci circonda. A volte sono stati gli studenti stessi a recarsi presso le strutture esterne per vivere meglio il contatto con la natura. Abbiamo affiancato le lezioni di teoria che facciamo sempre in classe con gli alunni anche a lezioni
di pratica quindi sul territorio. Questi incontri hanno molto entusiasmato i ragazzi, i quali sono molto molto contenti di poter quindi affiancare a un discorso proprio puramente quindi teorico anche lezioni quindi pratiche sul territorio. Inoltre oggi abbiamo avuto l'opportunità di andare anche al Top Garden qui a Cerveteri e c'è il valido professor Maurizio Tolli. Abbiamo fatto delle lezioni di fitogeografia. Cerchiamo di insegnarli diciamo, ad avere il contatto con la natura, la conoscenza che poi ci auguriamo porti al rispetto e la salvaguardia diciamo, del nostro habitat verde, quindi diciamo, conoscendo un po' di meglio quello che sono le piante, la loro vita, che cosa impiegano, le loro forze che impiegano per sopravvivere, vengono rispettate e aiutate nel crescere, perché le piante per noi sono la vita. Quali sono le domande che le fanno maggiormente? Un po' diciamo come funziona una pianta e soprattutto sulle curiosità di piante diciamo che non sono nel nostro habitat. I ragazzi innanzitutto hanno visto con i loro occhi l'effettiva differenza che ci può essere in un'azienda agricola biologica rispetto ad un'azienda convenzionale. E principalmente per quanto riguarda l'allevamento zootecnico, il fatto che gli animali possano pascolare liberi nei nostri prati e che non ci sia diciamo, l'aspetto intensivo della produzione zootecnica, che è quello della stalla con spazi ridotti e l'animale chiuso e fermo e costretto diciamo, in queste condizioni per tutto il resto della vita. Viva la verde! Adesso